Tra i giovani in gara, Sanremo 2021, c'è Avincola, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Un ritorno dopo l'anno scorso, com'è andata l'esperienza precedente? Beh, è andata comunque bene perché per me è stata comunque l'opportunità di raccontare una storia, quella del rider, che è appunto una storia praticamente vera perché il rider l'ho fatto veramente e quindi è stato comunque molto bello. Però quest'anno è ancora più bello. Quest'anno torni e che cosa ci proponi? Raccontaci un po' di più sulla tua canzone. Sì, la mia canzone si chiama Gol col punto esclamativo, ci tengo. Non è che è gol così, è proprio gol col punto esclamativo. Gol con l'entusiasmo di gioia, come quando segni il gol e urli gol, proprio detto così. Esatto, hai capito a pieno. Ed è una canzone, insomma, ottimista, cioè nasce da così, è un po' velata di malinconia all'inizio, però poi dopo, diciamo, che si intrufola in questo campetto immaginario che poi è un po' la vita per me, e la vita un po' di tutti, no? Perché è una canzone che vuole dare un calcio alla malinconia e ricordare a tutti che possiamo essere tutti dei titolari e possiamo tutti giocare una bella partita per noi stessi e per le persone che stimiamo. Senti, come stai vivendo questo Sanremo con un'atmosfera così particolare, dove non ci sarà il pubblico, non ci saranno gli applausi veri? Cosa ti aspetti? Ma comunque lo sto vivendo benissimo, a parte non è metro di paragone perché è la mia prima esperienza a Sanremo, però comunque, diciamo, comunque la sto vivendo bene. Certo, non ci sarà il pubblico in sala, come dici tu, però comunque siamo tutti privilegiati in un momento in cui non si può cantare su un palco, è sicuramente una bellissima occasione per tornare e poi per sentire la propria canzone suonata dall'orchestra, che è già stata una cosa pazzesca perché abbiamo fatto già le prove e sarà bellissimo. Credo siano poche le occasioni in cui ti capita di suonare con un'intera orchestra a tua disposizione. Nel corso della tua carriera hai avuto a che fare con dei personaggi molto importanti della musica italiana. Chi è che ha segnato di più il tuo percorso? Ma guarda, io ricordo con estrema emozione il mio incontro, che poi è diventata un'amicizia con Fricantoni degli Schiantos, che appunto è colui che, insomma, ha inventato il punk demenziale, ha aperto una strada poi a tanti altri gruppi, Elio Essere Tese, eccetera. E poi me lo tengo nel cuore perché appunto, era una conoscenza che poi è diventata un'amicizia, e quindi ci sentivamo spesso, e lui con la sua solita ironia mi diceva spesso al telefono: "Spero, Simone, ti voglio tanto bene, Simone, e spero che tu godrai tutta la vita di un enorme insuccesso." Così da non montarti mai la testa. Esatto. Era il suo modo per dire ti voglio bene. Beh, un modo speciale. Per chiudere, ti chiedo qual è la tua canzone di Sanremo di sempre preferita? Guarda, l'ho già detto una volta, vado al massimo, perché è un bellissimo titolo. Anche se quella non c'è il punto esclamativo, ma insomma ci sono tanti punti esclamativi nascosti nelle parole di Vasco. E poi perché sono un appassionato di Vasco e penso che quell'esibizione là fu clamorosa, bellissima e di ispirazione per tutti. Senza ombra di dubbio. Allora, un grande in bocca al lupo da parte nostra ad Avincola. Viva il lupo, ma vedo che c'è un jukebox, poi me lo regalate, no, quello? Se vinci, sì, promesso. Se vinci, te Ok, lo perfetto. portiamo. Perfetto. Grazie a voi.